Cari concittadini, come sapete da stamattina siamo in zona rossa, una scelta necessaria, quasi obbligatoria, visto il numero dei contagiati e visto la velocità dei contagi, perché ormai è riscontrato che siamo in presenza di una variante inglese. Per cui vi invito tutti ad avere massima responsabilità. Comprendo benissimo il disagio, la stanchezza, la voglia di fare altro e purtroppo siamo tornati indietro, ma siamo dentro una pandemia a livello nazionale e mondiale, direi. Quindi dobbiamo tenere conto di questi aspetti. Pertanto vi invito in questi giorni fino al 20, da oggi 27 fino al 6 di aprile, di attenerci a quelle che sono le regole. Vi comunico intanto la chiusura del cimitero, del CCR, gli uffici comunali sono aperti solo per esigenze inderogabili e altrettanto chiuse sono le scuole, anche l'asilo nido. Quindi vi invito ad attenerci a queste regole. Inoltre è vietato sostare, soffermarsi, parcheggiare nelle piazze, è vietato uscire se non per motivi strettamente necessari. Questo è fondamentale. Poi, un ultimo invito, siamo in situazione di difficoltà, dobbiamo avere attenzione verso le persone che magari sono sole, che non hanno internet, che non usano Facebook e che non sono a conoscenza delle informazioni. Io lo chiamerei, adottiamo questo servizio di vicinanza, una vicinanza che si prende cura dell'altro. Se siete a conoscenza di soggetti fragili, di anziani soli, segnalatecelo, perché noi siamo pronti per intervenire, per sostenere le persone in difficoltà. Il numero è l'8 0922 818 034, quindi potete chiamare voi anche per conto di terze persone che sono in difficoltà. Io posso chiudere soltanto con un ulteriore appello: stiamo a casa, prendiamoci cura di noi stessi, perché ci prendiamo cura insieme di questa comunità. È un momento difficile, ma noi siamo qui e io sarò qui H24 per sostenere questa comunità insieme alle associazioni di volontariato, ai vigili urbani, alle forze dell'ordine. Però ciascuno di noi deve fare la propria parte, quindi mi raccomando, siamo in zona rossa, ma non perdiamo la capacità di aiutare e sostenere anche gli altri. Grazie.